Perché la Chiesa vuole rincorrere la realtà geopolitica invece di occuparsi delle anime dei giovani e le altre religioni? Scriviamola! Emilia. Giorgio, vi leggo un'email. Siamo studenti della terza classe del liceo Vallone di Galatina, in provincia di Lecce. Vorremmo porre questa domanda: perché la Chiesa vuole rincorrere la realtà geopolitica invece di occuparsi delle anime dei giovani e le altre religioni? Allora, qui ovviamente c'è un ancoraggio storico, la Chiesa cattolica è universale, quindi ha sempre avuto rapporti anche con la politica degli stati, c'ha i nunzi apostolici che sono gli ambasciatori. Ragazzi, le domande? Io ho questa. La marcia su Roma si potrebbe considerare un anno zero del fascismo? Secondo me è perfetta. Sì. Sentite questa. Emilia. C'è una terza liceo che ci segue. Marcia su Roma si potrebbe considerare un anno zero del fascismo. Perché fu così decisiva per la storia? La marcia su Roma è un'insurrezione, non è una rivoluzione, ma viene presentata come una rivoluzione perché il fascismo ha bisogno di una cornice epica per andare al potere, dimostrando che è superiore alla legge, che è fuori dalla legge. Questa nuova guerra fredda potrebbe mai sfociare in una vera e propria guerra tra USA e Cina? Emilia. Sì, c'è la terza classe del liceo Vallone. Questa nuova guerra fredda potrebbe mai sfociare in una vera e propria guerra tra USA e Cina? Sì, su Taiwan potrebbe esserci una guerra calda, secondo me. Mi auguro che non accada mai, ma bisogna mantenere alta l'attenzione su questo aspetto. Emilia. Ci hanno risposto i ragazzi e le ragazze del liceo Vallone, che sono di Galatina, in provincia di Lecce, quindi li salutiamo.